Buongiorno amici, benvenuti a questa nuova puntata speciale del canale di Carlo Procaccini. Oggi parliamo di un fumetto a cui tengo particolarmente tanto, uno di quelli a cui sono più legato, cioè Flex Mentallo, l'uomo del mister muscolare. Questa recensione è abbastanza, questa recensione, analisi, chiamatela come vi pare, è abbastanza improvvisata. Perché è una cosa spiritosa, lo leggete anche dal titolo, perché nasce da un gruppo di fumetti, un gruppo di fumetti che si chiama Ma che cazzo vuoi, otaku di merda. Il link al gruppo lo trovate nella descrizione. Ero su questo gruppo, Ma che cazzo vuoi, otaku di merda, un gruppo molto simpatico e vi consiglio di partecipare alle conversazioni e iscrivervi. Si parlava di un passaggio dell'ultimo video di Moccia. Nell'ultimo video, Moccia, un video di 40 minuti dove lui illustra i fumetti, i giochi e i cartoni animati presenti nella sua camera, dicendo qualche breve parola per ognuno, alcune persone non hanno molto gradito la sua interpretazione molto particolare di Flex Mentallo. Essendoci nel gruppo persone molto competenti in materia che leggono e continuamente riflettono su quello che Morrison dice nei suoi fumetti, come David Rifan, come Matteo o Gaspare, e queste persone un attimo gli è saltata la mosca al naso quando hanno visto questa cosa, a ben dire, e anche a me un pochino, senza nulla togliere i meriti a Moccia né prendendosela personalmente con lui, ma per di più prendere come spunto quell'errore tecnico-conoscitivo di Moccia per poter dare una risposta, diciamo, definitiva e assoluta che vuole essere questo video come il significato di flex mentallo. 5 secondi per accendermi una sigaretta, così il video progredisce più tranquillamente, io sto più rilassato e diventa anche più colloquiale. Penso che gradiamo tutti una situazione un po' più tranquilla e rilassata, ok? Ok. Trama. La trama di Flex Mentallo si sviluppa su due linee narrative. La prima, che riguarda il protagonista della storia, che non è Flex Mentallo, ma è una giovane rockstar in depressione che ha creato Flex Mentallo nella sua immaginazione da bambino, per dei motivi che poi vedremo andare avanti nello sviluppo della storia, che ora, per colpa della sua depressione, cerca il suicidio, cerca la morte, la liberazione dal tormento che lo affligge. Sull'altra linea narrativa, invece, dall'altra parte, noi vediamo Flex Mentallo e gli altri personaggi che il protagonista ha creato nella sua infanzia. La genialata di Morrison è quella di aver visto nelle quattro età del supereroe, Golden, Silver, Bronze e Modern, di aver visto lo stesso legame che io avevo visto in Book of Magic, cioè l'esperienza umana sotto tutti i suoi aspetti. Andatevi a rivedere il video sulla magia. Lo so che dura uno sproposito, ma a questo punto vi sarà utilissimo per capire quello che andrò a dire. La Golden Age, rappresentata nel primo volume, è coordinata perfettamente con il passato di Sage, il protagonista. Il protagonista è un bambino, ricorda di essere bambino, in un tempo in cui tutto era molto più semplice e la fantasia era predominante. La Golden Age, mostrata tramite i ricordi di Flex Mentallo, è per l'appunto un periodo semplice, dove la fantasia è predominante. Nel secondo capitolo invece abbiamo la Silver Age. La Silver Age è un periodo in cui abbiamo l'esplosione totale di tutte quelle che sono le potenzialità inespresse nella Golden, ma insite nel mezzo comunicativo del supereroe. Dalla parte di Sage, noi vediamo l'esplosione di tutto quello che è il mondo del fantastico che si apre, si dischiude di fronte ai suoi occhi di bambino. Nella parte terza, invece, abbiamo il punto focale della narrazione, cioè la concretizzazione di quello che è il supereroe nella materia. Se avete fatto caso, la prima fase della Golden Age, delle aspettative infantili del bambino,
è pressoché identica al primo volume di The Book of Magic, quello a cui io davo il significato simbolico dell'acqua, cioè della creazione. Nella seconda fase, invece, quella della Silver, abbiamo l'esplosione delle idee, tipiche del ragazzino che cresce, che sperimenta con la sua fantasia mondi impossibili, che è esattamente quello che è la funzione della seconda storia di The Book of Magic, cioè quella del fuoco. Tutti i modi, positivi e negativi, non ci interessa, in cui si può esprimere il pensiero umano. E questo ci porta quindi alla fantomatica terza fase, che avevo cominciato a descrivere, che è la fase della concretizzazione, la fase terrena, mostrata dalla prospettiva di Sage, con la concretizzazione delle sue volontà, ci torniamo tra un secondo, e dalla prospettiva di Flex, cioè del supereroe, con gli anni Ottanta, il decostruzionismo, che altri non è che un abbassamento del supereroe a livello terreno, che quindi dovrà affrontare problematiche terrene, tipiche di noi miseri umani, e dovrà affrontare i suoi limiti terreni, tipici di un essere umano. Questo altri non è che la concretizzazione di i sogni, le speranze, le ambizioni e le esperienze provate nelle due età precedenti, quella dell'oro e dell'argento, o meglio ancora quella dell'acqua e del fuoco. Pensate un secondo, la vita di un uomo, come la vita di Sage in Flex Mentallo, si regge fondamentalmente su pochi punti cardine che noi abbiamo scelto nelle nostre esperienze passate. Quando arriviamo a una certa età, noi vogliamo concretizzare quello che sono state le nostre idee, i nostri sogni e le ambizioni. E allora ci mettiamo dei punti fermi, ci mettiamo dei paletti che andranno a formare la nostra vita. Ad esempio, la vita di Sage era formata dal lavoro, dal successo, dal riconoscimento e dall'amore di una donna. Ecco, cosa avviene se una di queste componenti cede? Abbiamo una realtà differente da quella che era prima. Abbiamo una realtà a cui molto spesso non sappiamo rispondere perché non è quella per cui abbiamo lottato, non è quella per cui abbiamo immaginato. E questo si coordina stupendamente sia con la vita di ognuno di noi, ma che, come dicevo, la genialata di Morrison qui si concretizza, si trasforma nella vita del supereroe nel corso degli anni. Quando, dopo essere nato come idea pura, lasciata allo sbando nella Golden, dopo che ha provato ad andare al di là nel mondo dello spazio, nell'infinito, nel microcosmo, ovunque, nella Silver, nella Modern, raccoglie tutto quello che è stata la sua esperienza, raccoglie la sua motivazione, cioè creato dall'uomo per superare dei limiti, che purtroppo nella Modern Age, arrivato sulla Terra, non riesce a superare perché è indissolubilmente legato al suo creatore, cioè l'uomo. Nel quarto capitolo invece abbiamo la risoluzione. Nel quarto capitolo Morrison parla di un periodo storico del fumetto che è in divenire, che lui sta inaugurando proprio con Flex Mentallo, cioè il rinascimento. La quarta fase, quella simboleggiata dall'aria, mostra un ritorno all'origine, libero dai vincoli che l'hanno bloccato nella fase precedente sulla Terra. E qui arriva il punto di Flex Mentallo. Flex Mentallo è la rinascita del supereroe, ma non solo, è la rinascita dell'uomo e della società. Flex Mentallo è una nuova risposta ad una vecchia domanda: come facciamo a valicare i limiti di una realtà che non è conforme al nostro volere? Semplice, immaginando una realtà possibile dove il nostro volere si concretizzi. È il Superman di Kingdom Come, è la vita di The Filth che cura i tumori parlandoci e trovandogli una funzione nel corpo ospite. È il Superman di Kingdom Come che perdona i genocidi nei confronti dei supereroi. È la risposta creativa nuova che fino alla Bronze Age il superuomo non era riuscito a dare ai problemi della vita e che molto spesso l'uomo non riesce a dare.
Per fare questo però purtroppo dobbiamo far tacere l'adolescente interiore, come fa Flex, più che farlo tacere, aprirgli gli occhi ad un mondo di infinite possibilità. Perché utilizza Morrison proprio l'adolescente, il simbolo dell'adolescente per questa fase? Utilizza quello lì perché l'adolescente è quello solito che vede tutto nero, che non guarda le possibilità, che rimane incancrenito in una sua condizione stabile. Ecco, questa condizione stabile non fa parte dell'esperienza umana. Come abbiamo detto, l'universo, sia in grande, l'universo inteso come forze assolute, sia inteso come universo interiore di un uomo, è circoscritto a quattro esperienze fondamentali che lo regolano: la creazione, la nascita, l'esaurimento, l'incarnazione, la morte, che altri non è che la rinascita, e la ascesi, il ritorno all'origine. Quindi viviamo in una realtà in cui i concetti di vita e morte, per come li conosciamo, non esistono. Viviamo in un ciclo continuo di mutamento. Eccolo, l'unica certezza che abbiamo in questa esistenza è che niente si crea, niente si distrugge, ma tutto cambia. Quindi la volontà di Sage di incancrenirsi in uno stato e piuttosto che mollarlo la morte è totalmente fuori da qualsiasi schema reale, per quanto o siamo soliti vedere la realtà più nelle corde di Sage del fallito che di Sage, eroe delle ultime pagine. E Morrison, come tanti altri autori prima di lui o anche semplici esoteristi, hanno detto: l'unica cosa con cui possiamo scardinare questa nostra ferrea volontà di rimanere ancorati a una realtà che non ci appartiene più è la fantasia, è il poter immaginare qualcosa che ancora non esiste, poter immaginare un io diverso da quello che è. Per questo concetto, spiegato in maniera più approfondita, andatevi a vedere il video scorso, quello su Zanardi, la prima delle tre. Ora l'avete capito quello che significa flex mentallo, non quello che dice Dario Moccia. Non è una critica al supereroe, è una riscrizione del supereroe. È un evento epocale tanto quanto lo è stato Watchmen negli anni Ottanta. È un nuovo modo di narrare un vecchio mito e chiamarlo critica al supereroe non è che lo sminuisce. Travisa proprio il concetto di base, che non è quello di critica, se non in misura del recupero valoriale di ciò che rappresenta. È proprio l'esaltazione di quello che rappresenta. Ma un'esaltazione che, come ho già detto, non significa un puro elogio, significa e utilizza questa esaltazione del supereroe e della sua storia legata a quella di un essere umano come Sage, come noi. Perché quello che significa flex mentallo è che noi abbiamo il potere di essere chi vogliamo essere. Oh, we can be heroes.